Se cercate qualche suggerimento per criptovalute attualmente sottovalutate e molto promettenti per guadagnare nei prossimi mesi, state guardando il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo quali sono le criptovalute attualmente in fase di lancio più interessanti sulle quali investire per guadagnare nel 2018. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che ho inserito qui sotto nella descrizione del video potete raggiungere l'articolo testuale che ho pubblicato su Turbolab.it con tutti i link, gli approfondimenti ed il materiale necessario per acquistare le criptovalute di cui parleremo fra poco. Queste criptovalute sono un pelino differenti rispetto alle altre che ho segnalato nel mio video precedente. Si tratta infatti di criptovalute a piccola capitalizzazione che stanno partendo praticamente adesso, di conseguenza hanno ancora tantissimo potenziale inespresso. Si tratta di progetti che, secondo me, vi raccomando di fare sempre le vostre valutazioni, sono piuttosto solidi e quindi da qui in avanti credo che potranno solo crescere. Perché preferirle rispetto ad ARK, IOTA, Cardano, tutte le altre monete che ho segnalato nel video precedente? Principalmente perché sono progetti che appunto stanno partendo adesso, quindi hanno ancora tantissimo potenziale inespresso. E poi in realtà costano anche piuttosto poco per ogni singola moneta, quindi possiamo accaparrarcene un numero di unità maggiori. Ovviamente tenete presente che non manca qualche rischio, nel senso che essendo progetti comunque minori o comunque in fase di partenza, c'è sempre la possibilità che arrivi qualche big player, quindi qualcuno delle criptovalute più grosse, e riesca a scalzarli dal mercato, o semplicemente non riescano ad andare avanti perché finiscono i fondi, perché spendono denaro nella direzione sbagliata, per mille altri motivi. Quindi, diciamo, per chi fare un parallelismo con gli investimenti classici, sono un pochino delle start-up, tantissimo potenziale, un pochino di rischio in più rispetto alle monete principali. Prima criptovaluta che secondo me assolutamente dobbiamo acquistare se siamo interessati a quelle in fase di lancio, quindi a quelle in fase di startup, è Huobi, spero di pronunciarlo correttamente. È un progetto cinese estremamente interessante che promette di realizzare delle etichette adesive da incollare ai prodotti alimentari. Queste etichette possono essere lette tramite smartphone e quindi ci dicono se il prodotto è stato alterato durante la fase di distribuzione. È un progetto molto interessante che nasce in coda ad uno scandalo che c'è stato in Cina legato a delle alterazioni del latte per bambini durante la filiera di distribuzione, che appunto ha fatto un sacco di vittime. In questo momento, guardando il sito, il progetto è incentrato soprattutto sul mercato asiatico, però sicuramente è applicabile un pochino ovunque. Vi confesso che io ne ho comprati solo 50 euro appena l'ho scoperto e in poche settimane è triplicato di valore, quindi è stato sicuramente un buon acquisto. Secondo me, se iniziano effettivamente a commercializzare questo strumento, il potenziale, l'interesse è enorme, anche pensate solo in Italia, con tutti quelli che vendono formaggi, vini, oli, spacciandoli come autentici e quindi prodotti con certificazioni DOC e DOP, e in realtà si tratta di fettecchie falsificate. Tramite questo strumento potrebbe essere tutto quanto certificato e il consumatore avere la garanzia di quello che compra. Di nuovo, secondo me sarà una botta assurda nei prossimi mesi. Sicuramente vale la pena di entrare con una piccola posizione. Progetto legato alla tecnologia molto interessante è Substratum. È praticamente una novità, un'applicazione da installare sul PC degli utenti interessati che promette di decentralizzare il web. Quindi cosa significa? Che mentre il web di oggi, quindi il sito come il mio Turbolab.it, YouTube che state leggendo e state guardando in questo momento, Amazon e tutti gli altri, poggiano su dei server centralizzati per i quali i gestori del servizio pagano un canone mensile, Substratum si pone come obiettivo quello di decentralizzare appunto la distribuzione dei siti internet. Cosa significa? Che gli utenti interessati si installano questo programmino sul proprio PC e iniziano effettivamente a derogare i siti propri oppure degli altri. E perché farlo? C'è un incentivo economico, quindi i SUB, che è la moneta del progetto Substratum, viene appunto erogata a tutti quelli che decidono di svolgere questa operazione e appunto fornire il servizio di hosting in modo decentralizzato. Di nuovo, secondo me un progetto interessante, non mi aspetto che realmente riesca a rivoluzionare il mercato del web hosting per il semplice motivo che le realtà più grosse, non riesco a immaginarmi che decidano di abbandonare le garanzie che gli danno i provider forti per una soluzione sperimentale come questa.
Però penso in particolare ai regimi totalitari nei quali i dissidenti non riescono ad avere l'appoggio di nessun provider per pubblicare i propri documenti, oppure vari siti come The Pirate Bay, tutti quelli che hanno a che fare con i materiali torrent, oppure P2P, che hanno difficoltà a trovare qualcuno che appunto li ospiti perché sono preoccupati per motivi legali. Substratum potrebbe essere una ottima alternativa. Ciliegina sulla torta e motivo principale per il quale io ho deciso di investirci è che per l'utente finale non c'è nessuna differenza tra visitare un sito di quelli tradizionali oppure un sito ospitato sulla rete Substratum. Quindi non ci sono plugin da installare, VPN o altre porcate varie. Questo significa che è immediatamente disponibile, io apro il mio smartphone o il mio PC, digito il sito di quel che voglio visitare oppure me lo cerco su Google e boom, come al solito, me lo ritrovo davanti. Molto buono, molto interessante, soprattutto appunto perché non c'è niente da fare per l'utente di diverso. Secondo me anche questo farà il botto, lanceranno una serie di programmi appunto di applicazioni anche per guadagnare a breve e sicuramente secondo me sarà un'altra criptovaluta che non deve mancare nel nostro portafoglio di quelle che sono in fase di startup. Altro progetto molto interessante è questo NULS, non so bene come si legga, chiamiamolo NULS per il momento. Si tratta di nuovo una soluzione, quindi un framework rivolto alle aziende e agli sviluppatori che consente di creare una blockchain e accedervi tramite una serie di API, quindi una serie di funzioni pronte da utilizzare per appunto lavorare con l'applicazione che stiamo realizzando. Questo cosa significa? Che tutti gli utenti, quindi le aziende, i programmatori interessati a lavorare con la blockchain nei prossimi mesi, non dovranno inventarsi tutto quanto il meccanismo complesso per sincronizzare i dati, salvare, scrivere, leggere, smart contract, eccetera, bensì potranno farlo semplicemente chiamando le applicazioni, le funzioni esposte da questo NULS. Ovviamente rimane l'incognita se gli sviluppatori effettivamente adotteranno questo tipo di meccanismo, però io credo che con l'esplosione che ci sarà nei mesi a venire delle applicazioni distribuite di interesse per lavorare con la blockchain, secondo me di spazio di manovra ce n'è ancora tantissimo e NULS potrebbe accaparrarsi una parte di questo mercato. Il concorrente diretto che vedo è il già segnalato ARC, progetto che mi è piaciuto tantissimo, ci credo tantissimo. Bisognerà vedere se riusciranno a ricavarsi entrambi degli spazi o se uno sarà un'alternativa all'altro. In questo caso io ho deciso di aprire delle posizioni su tutti e due perché credo che comunque gli spazi ci siano e siano tantissimi. Eventualmente, in caso vedo che uno acceleri più dell'altro oppure non si senta più parlare di uno dei due, chiuderò la posizione e reinvestirò tutto sull'altro. Loopring è un nuovo servizio di exchange decentralizzato. Cosa significa? Si pone come alternativa a Binance, Coinbase, GDAX, tutti gli altri soggetti con i quali abbiamo a che fare quotidianamente. Permette di scambiare criptovalute direttamente fra utenti in modalità peer-to-peer, quindi se io e te vogliamo scambiare delle criptovalute, vogliamo vendercele e comprarle, possiamo operare direttamente su questo mercato decentralizzato. Qual è la differenza e quali sono i vantaggi? Beh, innanzitutto ci sono delle commissioni più basse e poi soprattutto non c'è la necessità di un punto centrale sul quale caricare le monete. Io ho già detto varie volte nei miei articoli che non consiglio di lasciare le monete sugli exchange perché possono essere craccati e quindi in quel caso vengono rubate tutte le monete, ma di conservarle sul PC in locale, ovviamente avendo cura di verificare che non ci siano virus, malware o quant'altro possa rubarci le chiavi. Però appunto con Loopring la promessa è che possiamo conservare tutte le nostre criptovalute sul computer per poi caricarle all'interno della piattaforma solo quando effettivamente vogliamo svolgere l'operazione di scambio. Non c'è un ente centrale che fa da arbitro oppure garantisce che effettivamente le parti abbiano la criptovaluta che vogliono comprare. Quindi se io di solito voglio venderti dei bitcoin e tu vuoi comprarli ad esempio con del litecoin, è generalmente il gestore della piattaforma che garantisce che ci siano effettivamente le due criptovalute e gestisce lo scambio. In questo caso invece è un exchange decentralizzato e a svolgere tutta l'operazione di garanzia ci pensa uno smart contract. Cosa significa? Che
che entrambe le parti caricano appunto i propri valori su questo smart contract al momento di svolgere la compravendita, e siccome appunto questa tecnologia è stata studiata appositamente per garantire che vengano eseguiti i termini del contratto, quindi in questo caso la compravendita, in determinate circostanze, parte effettivamente, e quindi ecco che abbiamo entrambi quello che abbiamo deciso di venderci e comprarci senza bisogno di un soggetto intermedio. Un altro problema è che ad esempio i siti come Binance richiedono sempre un po' di tempo prima che le nuove criptovalute possano essere effettivamente inserite nei mercati, mentre invece con questo Loopring immediatamente ogni criptovaluta che viene creata può essere resa disponibile su questi mercati, e quindi boom, è subito pronta per essere compravenduta. Un'altra garanzia che mi piace molto è che fra i membri c'è la NEO Foundation, quindi l'ente che regola anche la moneta NEO. Questo cosa significa? Che hanno già annunciato che in questa primissima fase, nel momento in cui scrivo, il mercato è tutto incentrato sui token ERC20, quindi quelli basati su rete Ethereum, però a brevissimo verranno introdotti anche quelli su NEO. Non si ferma qui, perché appunto loro hanno già detto che qualsiasi progetto che sia compatibile con gli smart contract, quindi anche presto Bitcoin, visto che si sta andando anche in quella direzione, anche lì potrà effettivamente entrare qui. Secondo me molto promettente. Progetto che mi piace molto da creatore di contenuti, ci ho realizzato anche un approfondimento dedicato su turbola.it perché ci credo davvero tanto. Qual è la proposizione e il problema che vogliono risolvere quelli di Oyster Perl? Fondamentalmente vogliono distruggere il mercato della pubblicità online, che è una cosa che quando si è distruggere piace sempre tantissimo a tutti. Come propongono di farlo? Semplicemente tramite un meccanismo che fa sì che ogni utente che visita un sito nel quale è stato inserito lo script, un JavaScript tradizionale, quindi niente da installare per gli utenti, di Oyster Perl, la loro CPU e GPU elabora dei dati, il webmaster, quindi il gestore della piattaforma, riceve un guadagno sfruttando a questo punto la CPU e GPU dei visitatori. Se storcete il naso e sentite, come dire, odore di malware, è perché questo in una forma simile è già successo durante il 2017. La grande differenza è che quelli di Oyster Perl hanno preso questo stesso approccio, quindi usare il PC dei visitatori per minare della criptovaluta, e l'hanno un pochino ottimizzato per fare in modo innanzitutto che non crei alcun danno al PC dei visitatori e in linea di massima l'attività sia completamente trasparente o comunque abbia un peso trascurabile sull'impatto dei visitatori. Lo scopo ultimo qual è? Permettere ai webmaster di togliere tutta questa maledetta pubblicità che ci ritroviamo in tutti i siti, e soprattutto permettergli di rimanere a galla anche nonostante i visitatori abbiano sempre più spesso installato i programmi di ad block, che quindi prevengono la visualizzazione della pubblicità e impediscono ai gestori dei siti di monetizzare. Progetto molto interessante, io lo sto valutando per l'inserimento su turbolab.it, se non altro per vedere come va e quali sono i guadagni effettivi. Anche un altro punto di forza è che anche in questo caso, come detto, è un semplice JavaScript che i gestori dei siti devono mettere all'interno delle loro pagine, quindi non c'è niente di particolare da configurare o da inventarsi, basta fare un copia e incolla di una riga che è disponibile sul loro sito, e il sito è effettivamente già pronto. Dal lato loro i visitatori non devono fare nulla. Se questo porta alla possibilità di rimuovere un po' di pubblicità dal web, oppure comunque di permettere agli utenti di continuare ad utilizzare AdBlock senza che si sentano in colpa, io sono un utilizzatore di AdBlock, ma effettivamente vivo un po' in una situazione di ipocrisia perché gestisco un sito internet che si sostiene con la pubblicità ma installo AdBlock, quindi ecco che è una situazione di ipocrisia. Appunto, con i siti che adotteranno Oyster Perl sarà possibile togliersi da questa situazione, perché appunto anche in caso di un AdBlock i visitatori contribuiranno già alle spese di gestione del sito. In caso qualcuno non voglia utilizzarlo, è comunque molto facile bloccare lo script. Di nuovo, ho già preparato un articolo su turbola.it con le indicazioni per come si fa a bloccare Oyster Perl. Per tutti gli altri però francamente non vedo un motivo per cui farlo, nel senso che è uno script che dovrebbe risultare piuttosto leggero, quindi si contribuisce, ci si sente in pace senza il fastidio dei banner, quindi non credo che saranno molti utenti a volerlo fare.
Ci ho detto, progetto interessante, ci sono ancora un po' di dettagli tecnici che ho scritto nell'approfondimento, però in linea di massima credo che possa effettivamente crescere bene. Un investimento da valutare. Progetto sottovalutatissimo, uscita da qualche tempo dalla fase di ICO, è Nebulas. Che cos'è? È sostanzialmente, loro si paragonano a Google, niente di meno, molto modesti tra l'altro. Perché lo fanno? Perché hanno uno scopo abbastanza simile, nel senso loro dicono che Nebulas sarà il motore di ricerca per la blockchain. Quindi come Google indicizza tutto il web tradizionale, Nebulas indicizzerà e permetterà di ricercare informazioni su tutte le blockchain. Informazioni di che tipo? Ad esempio di applicazioni distribuite, quindi le DApps. Quindi parliamo anche di quali smart contract sono in vigore, persone, movimentazioni, insomma un pochino tutto quello che riguarda le blockchain e gli smart contract sarà ricercabile. Punti a favore di questo progetto Nebulas, loro già parlano di una loro sorta di Nebula Rank, è un nome che si chiama ovviamente al PageRank di Google, funziona con un algoritmo aperto e perfettamente consultabile da tutti gli interessati, quindi è perfettamente trasparente, al contrario di quello di Google che nessuno sa esattamente come funzioni. A cosa serve questo Nebula Rank? Serve a attribuire un peso alle risorse indicizzate e quindi mostrarli nei risultati, quindi quando l'utente svolge una ricerca, nell'ordine più appropriato al peso che il risultato in questione ha per la ricerca dell'utente. Serve sostanzialmente a fare delle classifiche e rispondere agli utenti nell'ordine migliore. Hanno ancora altri due pilastri importanti, uno di questi è la loro tecnologia che al momento non riesco a leggere bene come si chiama, ok, Nebulas Force si chiama, è sostanzialmente una intelligenza artificiale che loro dicono permetterà a Nebulas di crescere e di aggiornarsi autonomamente, quindi con bassa necessità di intervento esterno. Non mi è del tutto chiaro, se devo dire la verità, che cosa significhi in concreto, perché loro le parlano come un'intelligenza artificiale senziente che si dovrebbe auto aggiornare, ma non credo che siamo ancora a questi livelli, però comunque loro ci puntano molto. Altro pilastro sui quali poggiano è questo il programma di incentivi per gli sviluppatori per realizzare progetti basati su Nebula, quindi chi decidesse di sviluppare qualcosa su Nebula potrà accedere a dei fondi che ha stanziato direttamente il progetto. Secondo me interessante soprattutto perché in questo momento che io sappia non ci sono molti progetti attivi che svolgano in competizione, quindi è un po' l'unico motore di ricerca per dati sulla blockchain di cui io sia stato informato. Se sapete che ne esistono altri, correggetemi pure, scrivete qui sotto nei commenti. Ricordo naturalmente anche in questa lista il nostro amato Navcoin, è una sorta di Bitcoin con una serie di tecnologie della Madonna per essere più veloce, basato su proof of stake, insomma ha una serie di vantaggi interessantissimi nell'uso come criptovaluta. Lo ricordo ma non entro nel dettaglio perché nel mio video precedente ho già parlato ampiamente di questo progetto e dei motivi per cui mi piace. Di nuovo, se vi interessa, nell'articolo su turbolab.it trovate una serie di informazioni aggiuntive e anche la configurazione per cominciare a fare staking, ovvero cominciare a guadagnare degli interessi con i Navcoin che abbiamo comprato. Ci credo moltissimo, sarà uno dei progetti che secondo me esploderà e arriverà veramente in alto nel 2018. Bene, in questo video abbiamo visto quelli che secondo me, ripeto di nuovo, è la mia personalissima opinione, saranno i progetti che andranno più forte nel 2018 e quelli che essendo in una fase di startup ci dovrebbero consentire la possibilità di guadagno migliore. Ora, ovviamente tutto può andare storto e tutto può andare per il verso giusto, però alla luce dell'interesse che c'è per tutte le tecnologie blockchain e le notizie che escono continuamente, Bitcoin sulla bocca di tutti, tantissimo interesse anche da parte degli sviluppatori, secondo me questi progetti faranno veramente il botto nonostante in questa fase siano startup. Ovviamente andateci molto piano, lo dico sempre, perché potrebbero veramente andare anche a zero domani e quindi perderete tutti i soldi, però secondo me le prospettive di guadagno ci sono e non è quella la direzione in cui sta andando il mercato finanziario e tecnologico in questo momento.
Bene, da Dani di TurboLab.it è tutto, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, fate mi piace qui sotto. Grazie, ciao!